governo battuto per 24 voti nell'aula della Camera su un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico al testo sulla ripartizione della quota dell'8 per mille destinata allo Stato. Il testo su cui c'era parere contrario del governo è passato con 247 sì e 223 no. Il deputato Santo Versace ha lasciato il gruppo parlamentare del PDL ed ha aderito al gruppo misto. Versace non aveva partecipato al voto sulla mozione di sfiducia al ministro dell'Agricoltura Saverio Romano. I problemi della maggioranza quindi non sembrano finire nonostante il voto favorevole sulla sfiducia a Romano. Contrariamente alle attese, il presidente del Consiglio Berlusconi non ha partecipato al seminario al Ministero del Tesoro sulle dismissioni immobiliari. L'assenza di Berlusconi viene letta come la fine della tregua raggiunta due giorni fa tra Tremonti e lo stesso Premier. Le nuove tensioni sono attorno al nome del successore di Mario Draghi alla guida di Banca Italia, con Fabrizio Saccomanni in pole position, e che avrebbe il gradimento di Berlusconi, Napolitano e dello stesso Draghi, e Vittorio Grilli, sostenuto invece da Tremonti. Ma che età ha? E lei di contro? Siamo coetanei! Madonna! 29 settembre 2011, oggi compie gli anni il presidente del Consiglio che, scampato alle ultime verifiche parlamentari, spegne ben 75 candeline. Secondo indiscrezioni, però, sarebbe amareggiato e si sentirebbe perseguitato. Compleanno anche per il leader dell'opposizione, Bersani, che compie ben 60 anni. E il segretario del PD ha chiesto come regalo due giorni a casa con la moglie Daniela e le due figlie. Oh ragazzi, abbiamo smacchiato il giaguaro! La maggioranza ha mantenuto la sua consistenza, anzi penso che tra assenti e impediti legittimamente siamo a 325, quindi una maggioranza piena per fare le riforme. Berlusconi che gli ha detto che vi siete parlati? È contento perché chiudiamo al 2013. Con 315 voti contrari e 294 favorevoli, la Camera ha respinto la mozione di sfiducia individuale al ministro Romano. Contro la sfiducia hanno votato le forze di maggioranza, PDL, Lega e gli ex responsabili. A favore PD, IdV e Terzo Polo. Presidente Di Pietro, la Camera ieri ha respinto la mozione di sfiducia di Romano e il ministro ha detto dopo il colloquio con Berlusconi andiamo avanti fino al 2013. Ieri c'è stato un voto di scambio alla Camera dei Deputati, cioè un comportamento tipicamente mafioso in cui a fronte di un favore ricevuto il voto di fiducia da parte di un gruppo di persone guidate dall'allora onorevole Romano il 14 dicembre al governo e alla sua maggioranza che non aveva più, ieri è stato pagato il corrispettivo di quel voto di scambio, appunto mantenendo al governo una persona con una richiesta di rinvio a giudizio. Nell'opposizione però si è aperto il caso Radicali dopo che i sei deputati di Pannella che fanno parte del gruppo PD non hanno votato la sfiducia al ministro Romano. I radicali hanno protestato così per il voto contrario di opposizione e maggioranza alla proposta di amnistia che si è votata al Senato. E ora il gruppo del PD sta valutando se espellere o meno gli esponenti radicali. Senta, ma adesso vi siete posti al di fuori del Partito Democratico, del gruppo quantomeno, visto anche la reazione dura che ha avuto il Presidente Franceschini? Noi siamo stati convocati questa mattina alle 9.30, tutti e sei deputati radicali, e alle 12.30 il Partito Democratico deciderà sull'espulsione. Noi siamo sereni, diciamo, proprio non abbiamo problemi. Sarà il segretario democratico Bersani a decidere le conseguenze dello strappo dei sei radicali. È un nodo politico, questo è il commento del capogruppo PD Franceschini. Non la pensa così però la presidente del PD Bindi. Deve decidere il gruppo, non il partito, ha ribadito. Mi sembra abbastanza bizzarro perché Bersani è segretario del partito.
i radicali non fanno parte del partito, mentre fanno parte del gruppo. Il partito, nella direzione di lunedì, rinvierà ai gruppi la decisione. Abbiamo bisogno di un orientamento, glielo daremo però.